Buongiorno amici e amiche di Nova News 24, Micole Incorvaia ed Edoardo Tavassi si sono lasciati fan sospettosi, alzano il polverone sui social, ma lei deve rispondere. Ecco cosa ha deciso di rispondere Micole Incorvaia. I due GFini si sono conosciuti all'interno della casa del GF VIP e da quel momento sembrano essere inseparabili. E anche se molti hanno remato contro questa coppia e si diceva proprio che non erano affiatati quando c'erano le feste o via dicendo, sembravano molto staccati, molti fan si sono innamorati di loro. Micole Incorvaia ed Edoardo Tavassi si sono conosciuti all'interno della casa e tra loro è nata veramente una simpatia che si è poi pian piano tramutata in qualcos'altro. Molti follower però in reality, ovviamente questo lo mette già in conto, molti follower si sono insospettiti subito vedendo foto, storie di Instagram. Proprio per questo motivo Micole ha dovuto mettere a tacere tutte le voci negative. In un momento di scambio di opinioni con i propri follower, Micole Incorvaia ha voluto spiegare a tutti come procede la sua storia d'amore con Tavassi. Qualcuno infatti le aveva chiesto: "Non ti vediamo più con Edoardo, tutto va bene?" La sorella minore di Clizia ha quindi risposto: "Il fatto che io non sia presente dal punto di vista social non significa che io non lo sia nel mio privato. Il fatto che io non vada a sciorinare con tutti quanti quanto sia innamorata e quanto sia bella la mia storia d'amore non toglie che io sono realmente innamorata e che sia davvero stupenda la storia che sto vivendo. Non mi aspettavo di trovare una persona del genere nella casa, ma mai nella vita, figuriamoci al Grande Fratello. Non vedo l'ora di andare avanti e riuscire a collezionare ancora più momenti e a vivere sempre più cose della vita reale." Quindi una bella storia d'amore sembrerebbe questa, la descrizione di Micole che fa in barba a tutti i fan e i pettegolezzi che c'erano. Intanto alcune settimane fa Edoardo Tavassi aveva parlato della sua storia con Micole e aveva detto anche lui: "Mi piace avere intorno Micole, stiamo facendo tutte le cose che avremmo programmato di fare con una persona ovviamente che amavo e con lei le avevamo programmate dentro la casa. Poi mi piace molto il rapporto che ha con la sua famiglia, sono tutti bravi e sono bravissime persone." Davvero, queste le parole quindi di Tavassi, le parole di Micole sono come una dedica d'amore, anche se i due sembrano un po' distaccati a volte, ma ovviamente fa parte del loro carattere. Fan dicendo, diteci voi cosa ne pensate di questa coppia e della storia d'amore tra Micole e Tavassi. Intanto, se vi è piaciuto questo articolo, mettete il pollice in su e seguiteci sempre su Nova News 24.